stata una cosa, diciamo, la qualificazione olimpica è un sogno che si è avverato. Ora chiaramente forse ancora siamo un po' storditi da questa, da questo evento, però è una squadra che se l'è meritata perché è una squadra che ha dimostrato veramente carattere, voglia di vincere, ha applicato gli schemi di gioco in maniera perfetta, se no il risultato chiaramente non sarebbe venuto fuori. È un risultato grande. Ora però ci responsabilizza ancora di più perché noi dobbiamo portare di nuovo un grosso risultato alle Olimpiadi e quindi dobbiamo lavorare e cercare di essere sempre concentrati. Non è che poi manchi così tanto, eh. Praticamente siamo a ottobre del 2018, siamo praticamente un anno di lavoro che dovrà essere intenso per poter portare un risultato, diciamo, di medaglia. La pallamano italiana va seguito a distanza ma con enorme affetto in queste settimane. Sì, io sono rimasto veramente sbalordito da questo perché mi sono reso conto di essere stati, i ragazzi sono stati seguiti da tutta la pallamano italiana e ci sono stati tanti commenti anche Facebook e ho visto tanto affetto verso questa squadra. Questo mi fa molto piacere anche perché effettivamente è una squadra che sta portando soddisfazione a tutto il movimento perché non è Malatino Vincenzo o la squadra del Bicci, è tutto il movimento che sta avendo un successo davanti all'opinione internazionale. Infatti lì alle Maurizio abbiamo avuto tanti complimenti da tanti personaggi che fanno parte delle altre federazioni e questo per noi ci fa uscire sempre a testa alta.